seguono da remoto abbiano profitto e piacere da questa nostra comunicazione. Sono qui con Massimo Di Felice e con Enrica Sabatini perché vorremmo, attraverso dei ricordi ma anche delle riflessioni, vorremmo ragionare su un progetto politico in cui il sottoscritto aveva inizialmente riposto tanta fiducia e anche manifestato grande entusiasmo, un progetto politico che ha rivoluzionato lo scenario politico elettorale italiano, un progetto politico che però si è affievolito nel tempo, snaturandosi, forse anche subendo gli effetti di una legge che è stata teorizzata da un sociologo tedesco, Michels, la legge ferrea delle oligarchie, con cui qualcuno ha preso il controllo di questa realtà, di questo movimento, e lo ha direzionato verso obiettivi che lo stesso inizialmente non aveva. Si tratta, come ovvio, dell'esperienza di Rousseau, di un'esperienza che è stata definita di recente di democrazia partecipativa e che inizialmente era stata definita di democrazia diretta, in funzione di riflessioni che nel tempo si sono susseguite. Questo concetto di democrazia diretta, che rinvia al mondo svizzero, in particolar modo al mondo elvetico, al mondo di comunità piccole e capaci di replicare il modello delle poleis greche, ecco, quel modello è stato trasformato in un modello di democrazia partecipativa. Perché di democrazia partecipativa? Perché, e questo, credetemi, è stato uno dei motivi per cui io ho particolarmente apprezzato il Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle delle origini, perché si sosteneva che se non c'era piena partecipazione, pieno coinvolgimento del cittadino nella gestione, nel governo della cosa pubblica, se questo distacco attraverso rappresentanza con delega che veniva concessa al rappresentante, che poi però si allontanava dal rappresentato, ecco, se non fosse stato superato questo modello, la distanza rispetto al governo della cosa pubblica avrebbe portato deresponsabilizzazione da parte del cittadino, che tanto evocava sempre l'intervento dello Stato come se il cittadino non fosse Stato. E noi invece proveniamo da una tradizione, penso a Calamandrei, per cui uno dei più grandi, più fulgidi costituenti, ma non soltanto, per cui c'era stato insegnato che lo Stato dobbiamo essere noi, attraverso uno sforzo continuo di prodigarci affinché i principi della nostra Costituzione diventino realtà. Però io capisco che sto un pochino, diciamo così, mettendovi a parte di mie considerazioni. Voglio concludere, perché poi debbo dar la parola, e voglio dar la parola sia ad Enrica sia a Massimo, facendo quest'ulteriore passaggio. Se è vero che la partecipazione è il sale della democrazia, come cantava anche qualcuno dimenticato, è altrettanto vero che la partecipazione deve imporre il dialogo come metodo e la concretezza contenutistica come obiettivo, il progetto. E tutto questo si ha attraverso una realizzazione di un dialogo, che è il metodo, in cui, in assenza di leader, tutti quanti diventano leader nel senso etimologico, cioè sanno indicare la strada da percorrere, perché avendo studiato hanno dei contenuti e quindi delle competenze da mettere a disposizione della comunità. Ho pronunciato più lentamente la parola competenze, non in chiave tecnocratica,
perché a questo concetto era particolarmente legato Gianroberto Casaleggio, che io ho avuto la fortuna di conoscere, con cui ho avuto la fortuna di confrontarmi diverse volte, e ve lo dico con orgoglio, venendo ogni tanto chiamato anche da lui, e per me questo è stato motivo di soddisfazione enorme, perché evidentemente voleva sentire come io la pensassi in merito ad alcune questioni politicamente decisive sul momento, e condividendo con lui la prospettiva dell'intelligenza collettiva. Noi non abbiamo necessità di Pico della Mirandola, se poi il livello diffuso, il livello medio è straordinariamente distante da quello di Pico della Mirandola. Noi al contrario dobbiamo avere un livello diffuso e medio, cosiddetto, secondo gli statistici, tale per cui tutti quanti possiamo essere capaci di dare una mano all'altro. E questo mi fa pensare anche ad un post su Facebook che venne pubblicato da Davide in contemporanea con la dipartita del papà, Davide Davide Casaleggio, e il famoso post in cui, attraverso un racconto che ha come protagonisti dei palloncini, si fa capire quale debba essere appunto la direzione di marcia. Il movimento doveva essere, attraverso Rousseau, una forza solidaristica, una forza capace di interessarsi degli altri e in particolar modo dei deboli. Questa è tuttora una società che, paradossalmente, col governo dei migliori, sta dimenticando i deboli, i fragili, gli ultimi, e di questo io non sono affatto contento. Però adesso lascio la parola ad Enrica, perché... Allora, a massimo, perché vedete, qua siamo il massimo della cavalleria invertita, per cui è la donna che concede la parola al maschio. Quindi noi eravamo quelli che avversavano le quote rosa, perché l'intelligenza, scusatemi, e la competenza non ha necessità del gender. Prego. Buongiorno. Allora, ringrazio il senatore portavoce Nicola Morra, e sono molto contento di stare qui a presentare il libro di Enrica, Lady Rousseau. Allora, io vengo dalla ricerca, dal mondo accademico, insegno all'Università di San Paolo in Brasile, dove coordino un centro di ricerca transdisciplinare o interdisciplinare, composto da ricercatori delle diverse aree, dalle scienze umane, la filosofia, la sociologia, la comunicazione, alle scienze esatte, ingegneria, biologia, le scienze biologiche, e da più o meno 20 anni studiamo l'avvento del digitale e soprattutto come le reti digitali stanno implementando dei processi di trasformazione. E quindi abbiamo avuto modo e il privilegio di poter seguire questo momento storico di passaggio dalle reti, dalle forme analogiche dei media di massa, dalla sfera pubblica, organizzata appunto attraverso la radio, la televisione, i media, i leader di opinione, alle forme distribuite delle reti. È in questo passaggio che io ho avuto contatto con diversi movimenti di partecipazione in diverse parti del mondo, dalla primavera araba, penso a movimenti nati soprattutto col web 2.0, quindi con i social network, intorno tra il 2009 e il 2012, penso alla primavera araba, penso anche agli Indignados in Spagna, agli Anonymous, al movimento Occupy Wall Street, al movimento di giugno in Brasile, al movimento Arascia in Portogallo, al movimento della rivolta degli ombrelli in Corea. E abbiamo osservato e studiato in collaborazione con centri di ricerca di altri paesi questa nuova ondata di partecipazione, questa nuova forma di conflitto che abbiamo denominato netattivismo, che stava interessando il mondo intero e che aveva ovviamente origini e cause diverse, perché ogni paese aveva la sua storia, le sue condizioni, le sue specificità, ma che aveva dei tratti in comune. E questi tratti in comune erano proprio che questi movimenti nascevano dalle reti digitali. Non esistevano prima. Non c'erano dei gruppi politici che
prendevano, utilizzavano le reti per poi creare il movimento, ma sono tutti movimenti che sono nati in un determinato periodo storico, in un contesto tecnologico uguale, che era la web 2.0, ossia la banda larga. E all'interno di questa rete di movimenti internazionali che sono venuti a contatto con il Movimento 5 Stelle in Italia, e abbiamo iniziato, due miei ricercatori in particolare, a studiare quello che stava succedendo in quegli anni in Italia, io dal Brasile ovviamente venendo molto spesso in Italia, accompagnando il dibattito, ma abbiamo iniziato a studiare il Movimento 5 Stelle in Italia e quindi il blog di Beppe Grillo e la piattaforma Rousseau, che abbiamo per noi naturalmente collegato a tutta questa rete di movimenti che stava in tutto il mondo cambiando la modalità di partecipazione. All'interno di questa osservazione noi abbiamo individuato delle tipologie che abbiamo pubblicato in diversi paesi, in articoli scientifici, in libri, eccetera, ma una cosa estremamente importante è notare come oggi esiste chiaramente un passaggio epocale, storico, che tutti stiamo vivendo e che ovviamente il dibattito pubblico non ci aiuta, al contrario, ci distoglie dal farci comprendere. Il passaggio da un'architettura di politica basata sui leader, sui partiti politici, a forme di partecipazione basate su architetture digitali collaborative. Questo passaggio epocale, lo stesso passaggio che c'è stato con l'avvento della televisione, con l'avvento o prima ancora dei giornali e quindi l'inizio della sfera pubblica. Ci sono ampi studi sopra questo, una stretta relazione tra le architetture di comunicazione e le modalità di partecipazione e il concetto stesso di democrazia. Quello che oggi è in gioco è ripensare l'idea di democrazia. Siamo su questo estremamente in ritardo. Noi abbiamo praticamente in Occidente, oggi nel 2022, ieri era 2 febbraio 2022, la stessa identica idea di democrazia di Pericle, di quella sviluppata nella Grecia, nell'Atene del V secolo a.C., all'epoca di Pericle, ossia i rappresentanti eletti dal popolo che poi prendono decisioni. Se in tutti gli ambiti della conoscenza, penso alle scienze esatte in particolare, abbiamo fatto dei passi in avanti sconvolgendo interi paradigmi e cambiando centinaia di volte il nostro modo di pensare, quando arriviamo alle scienze politiche, all'idea di democrazia in Occidente non abbiamo fatto un passo in avanti. Il risultato è che oggi potete leggere e vedere le statistiche di partecipazione ai processi elettorali sono in calo in tutto l'Occidente. Non abbiamo più un sistema di rappresentazione in grado di far sentire i cittadini parte delle istituzioni, ma il baratro è sempre maggiore. Penso alla Francia, penso alla stessa Italia, penso alla Germania. Se voi andate a vedere il calo strutturale nelle ultime elezioni è emblematico. Siamo al punto del livello di quello che erano gli Stati Uniti, che per noi era un modello negativo di partecipazione, dove meno della metà della popolazione partecipa alle elezioni. Contemporaneamente i giovani, le nuove generazioni sono attivissimi, penso alle questioni ecologiche, nelle reti digitali, nelle piattaforme, nei social network. Allora, se in ogni ambito della sfera personale e collettiva utilizziamo il digitale per ogni cosa, dalle transazioni economiche alla cultura, all'intrattenimento, non si capisce perché non dobbiamo iniziare a utilizzare le architetture o a interagire con le architetture digitali anche a livello decisionale, a livello di governance e a livello politico. In questo senso la piattaforma Rousseau è stato uno degli esperimenti migliori al mondo, riconosciuto internazionalmente e che ha avanzato in modo più chiaro e anche qualitativamente più interessante su questa idea di pensare a un nuovo tipo di partecipazione senza partiti, senza leader, ma dove i cittadini attraverso le architetture digitali potessero direttamente sentirsi parte dei processi decisionali. Allora, io vorrei dire due cose in relazione all'idea di piattaforme, le piattaforme digitali, perché mi sembra importante anche per capire l'esperienza che Rousseau ha fatto. Noi abbiamo avuto questa fase legata alla web 2.0, ai social network, che si è esaurita, che ha creato movimenti in ogni parte del mondo e che poi è stata, come possiamo dire,
superato da un'altra forma di partecipazione che è stata messa in atto da nuovi modelli di reti, che sono le piattaforme digitali, le blockchain, ossia le architetture di interazione digitale. Se nei social network il centro era la possibilità di ogni individuo poter esprimere la propria opinione e partecipare di movimenti che nascevano in rete, con le piattaforme e le blockchain noi stiamo andando in una direzione di un'altra forma di architettura, non solo della partecipazione, ma anche dell'idea di interazione e comunicazione. Stiamo passando con le piattaforme digitali a degli ecosistemi di interazione, quindi da una forma di comunicazione, o meglio, da un'idea di architettura dell'informazione come comunicazione, ossia come passaggio di informazioni da un emissore al pubblico, a dell'architettura di informazione dell'abitare, quindi il passaggio dal comunicare all'abitare. Una piattaforma di interazione digitale è un'ecologia, è un ecosistema, è come la barriera corallina, è come una foresta pluviale tropicale, dove all'interno ci sono non soltanto individui, ma anche software, algoritmi, dati e, a seconda delle piattaforme, anche altre entità. Penso alle piattaforme che studiano, per esempio, che mettono i nomi degli uccelli, o le piattaforme che si occupano di sostenibilità, di ambienti digitali, quindi che aggregano anche elementi come il clima, come le biodiversità, eccetera. Queste ecologie permettono l'interazione tra queste entità diverse e permettono quindi un nuovo tipo di comunità e un nuovo tipo di collettivismo esteso ai non umani. Pensiamo alle blockchain che hanno creato anche non soltanto nuove monete, ma un'altra idea di valore. Quindi all'interno di una piattaforma digitale ogni partecipante, ogni membro, ogni individuo è parte di un ecosistema maggiore e complesso dal quale dipende e che definisce le modalità di partecipazione e le modalità di interazione. Nessuno può agire da solo in un'architettura digitale, per questo non ha senso parlare di leader, perché in un'architettura digitale di interazione ognuno è portato ad agire da altri, ognuno è strettamente connesso ad altri, peraltro intendo anche i non umani, anche gli algoritmi, i software e i data, ed è portato ad agire da questa relazione, è il risultato di questa complessità di interazione. Per questo sono architetture ecologiche intelligenti e molto più intelligenti dei parlamenti, perché nei parlamenti sono il processo di governance e le decisioni sono presi dalla collettività dei soli umani e quindi da punti di vista, prospettive legittime, contraddittorie, ma limitate al solo punto di vista degli umani. E se noi pensiamo alla pandemia, ai cambiamenti climatici, è preoccupante avere dei paesi governati da soli umani. Se noi osserviamo cosa è successo durante la pandemia, e abbiamo già qua un'altra chiara indicazione di dove stiamo andando da un punto di vista della governance, durante la pandemia tutti i paesi del mondo, tutti i parlamenti del mondo hanno abdicato il proprio potere di decisione a delle equip di scienziati, di virologi, di medici, che indicavano ai parlamenti come dovevano comportarsi, che tipo di leggi dovessero fare. Ma se osserviamo e cartografiamo bene il processo di governance della pandemia, osserviamo che non soltanto i gruppi di scienziati, ma i gruppi di scienziati a loro volta prendevano decisioni osservando i big data, che monitoravano in tempo reale la curva di disseminazione del virus. Quindi abbiamo il virus, i big data, le architetture di reti, l'equipe di scienziati e il Parlamento. Questa nuova cartografia della governance non è straordinaria dal mio punto di vista, ma sarà la tendenza normale e l'unica possibilità per amministrare le ipercomplessità che abitiamo. Penso ai cambiamenti climatici straordinari, agli impatti ambientali straordinari che purtroppo si stanno già verificando e si verificheranno. Non saranno i parlamenti a decidere come affrontare queste urgenze, ma ovviamente, ancora una volta, abdicheranno alle equipe di scienziati, a big data, eccetera. Penso anche alle cyberguerre, che saranno una tendenza che provocheranno probabilmente gli stessi impatti di una pandemia, ossia la possibilità di bloccare interi paesi o interi territori. Quindi l'idea della governance
contemporanea alla governance del terzo millennio è una governance basata sull'interazione tra umani e data, tra piattaforme e forme di architettura di interazione di rete digitali, ma anche e soprattutto in un'idea di governance, di partecipazione estesa ad altre entità, soprattutto alle entità delle biodiversità che noi abbiamo sempre pensato essere oggetti, materia inferiore, e che oggi, come sappiamo, vediamo l'urgenza dell'emergenza climatica, sono sempre più protagonisti e attori dei processi decisionali in ogni parte del mondo. Quindi il passaggio che noi stiamo vivendo è che la piattaforma Rousseau ha incarnato in Italia è un passaggio che non ci permetterà di tornare indietro. Non avremo un ritorno a delle forme decisionali tradizionali basate sui leader e sui partiti politici, perché queste sono sicuramente meno intelligenti delle forme e delle possibilità di connessione di intelligenze tra umani e non umani, tra umani e data, che le tecnologie ci propongono. Allora, quanto più in fretta ci scrolleremo di dosso le architetture della modernità, i partiti politici e i leader, le elezioni ogni 4 anni, tanto più lavoreremo per il bene della collettività e per gli interessi della nostra biosfera, che è la nostra casa comune. Io ringrazio Massimo e adesso do la parola ad Enrica. Grazie Nicola. Qualche anno fa io e te eravamo sempre in Senato a presentare la funzione e-learning, quella funzione che Gianroberto ti aveva attribuito proprio per l'importanza che tu hai sempre dato alla formazione, alla competenza, che lui aveva sempre dato alla formazione, alla competenza. E lanciamo questo piccolo spazio di formazione che poi negli anni ha coinvolto oltre 10.000 attivisti che si sono formati, che hanno condiviso anche le proprie conoscenze, le proprie competenze. Io iniziai così, contattandoti, come si faceva nel Movimento 5 Stelle, no? La disintermediazione, poter parlare con un senatore della Repubblica, no? Ma poterlo fare in modo semplice, durante un evento in un piccolo paesino della mia regione, dove io e te ci conoscemmo. A quell'epoca io poi ebbi anche, come dire, una conseguenza dell'essere portavoce in comune. Decisi con coraggio all'epoca denunciare una situazione politica che non ci trovava d'accordo come Movimento 5 Stelle, e quello determinò una richiesta di risarcimento danni di oltre 250.000 euro. Nicola lesse di questo e mi in qualche modo scrisse un post a difesa. Perché lo racconto questo aneddoto? Di questi e di tanti altri ne ho raccontato nel libro. Perché questo era l'emblema di come noi fossimo comunità. Il problema di uno era il problema di tutti. Il problema di una consigliera comunale che aveva deciso di esercitare con convinzione il proprio ruolo di portavoce, perché io portavo la voce di una indignazione che pervadeva la mia città, e Nicola, così come molti altri del movimento, decise in qualche modo di crearmi una sorta di scudo, no? Di comunicare al mondo che noi eravamo una comunità compatta. Ma perché eravamo una comunità e oggi il neopartito che porta avanti il progetto del movimento non lo è più, ed è invece pervaso da personalismi, contrapposizioni e opposizioni? Perché c'erano dei principi che erano un po' le fondamenta di quel mondo, di quell'architettura. Massimo e Felice parlava di abitare, perché noi abitavamo una comunità che aveva dei principi e dei valori che Gianroberto aveva immaginato e che erano fondamentali per essere una comunità. I principi del Movimento 5 Stelle erano chiari, no? Sfidare la casta, sfidare i privilegi, era come dire, un obiettivo concreto che poi si traduceva in restituzioni da parte dei portavoce di parte dello stipendio, nel rendicontare ad esempio le spese, e questa trasparenza era lo strumento che consentiva agli attivisti di essere in qualche modo dei controllori. C'era proprio questa pressione sociale che veniva dal basso, che in qualche modo controllava chi era all'interno dell'istituzione e doveva portare la voce. Oggi molti dicono, no, che il problema del movimento è che alcune persone abbiano assunto potere entrando nel governo, che la natura umana quella che è, quindi nel momento in cui assumi il potere non vuoi più lasciarlo. In realtà a me non preoccupa il fatto che alcune persone prendano potere, a me preoccupa il fatto che i cittadini e la base abbiano meno potere, perché proprio in questo squilibrio tra la leadership o il potere delle persone nelle istituzioni e la impossibilità per chi è fuori di controllare,
che ha creato lo squilibrio e ha portato quindi a questo strappo che impedisce oggi di poter partecipare. Io ho dedicato questo libro, dal titolo appunto Lady Rousseau, al progetto e alle idee di Gian Roberto, e l'ho voluto fare perché paradossalmente io Gian Roberto non l'ho conosciuto. Lo racconto nel libro, il primo capitolo, io dovevo incontrarlo. Poi il giorno del nostro incontro è diventato il giorno del suo funerale. E perché lo dico? Perché non ho raccontato questo progetto perché conoscevo già Roberto ed eravamo amici e allora ho ritenuto di voler eternare il suo pensiero per una amicizia, ma proprio perché le sue idee, pur non conoscendolo, hanno determinato sulla mia vita un impatto tale che io ho dedicato gli ultimi 5 anni della mia vita a realizzare quello che lui aveva lasciato al movimento come eredità e che riteneva fondamentale proprio per mantenere, nell'evoluzione che il movimento avrebbe necessariamente affrontato, per mantenere quei principi. I principi di un movimento senza leader, leaderless, i principi di un movimento che cerca la trasparenza, come dicevo appunto attraverso questa combattere i privilegi della casta, un movimento che diceva basta delega, basta nomine, ma partecipazione attiva, che oggi invece magari consulta la base per approvare la decisione di un presidente, no? Anche la figura del presidente è proprio un'opposizione, no? A quello che il movimento invece ha promesso di portare avanti. Il fatto che la politica non debba essere una professione, ma un momento che tu dedichi e metti al servizio le tue competenze, il fatto di essere portavoce dei cittadini, quindi portare queste istanze all'interno delle istituzioni per chi invece è fuori dalle porte e ti supporta in questa attività. Il superamento anche della destra e della sinistra, no? Focalizzarci sui progetti, sul programma e anche il rispetto delle decisioni dei cittadini. Il fatto di rifiutare i finanziamenti pubblici non è, come dire, un esercizio di stile, ma è un rispetto di quelle decisioni che i cittadini hanno nel referendum dichiarato in modo così esplicito. Quindi questo modello organizzativo che Gian Roberto ha imposto al Paese non è mai, nessuno mai aveva neanche immaginato. E lui ha rivoluzionato la storia delle organizzazioni politiche attraverso un modello di partecipazione che ha portato il movimento al 32%. Oggi il movimento raggiunge forse il 13%, e questo è un indicatore chiaro del fatto che ha tradito quella fiducia con la quale invece si era proposto al Paese, con criteri molto definiti e indicativi. A volte le persone dicono, per liquidare magari la visione di Gian Roberto, sì, volete tornare, no, alle origini, no? Come a dire che le origini siano un modo quasi primitivo di essere. No, quello era un patto che si era fatto. Si era stabilito che si sarebbe stati in qualche modo dei portavoce, che si sarebbe dato spazio ai cittadini, e non farlo è un tradimento. Certo che l'evoluzione di ogni organizzazione impone dei cambiamenti, ma questo non significa che evolvere sia trasformismo. Si può evolvere lavorando e mantenendo comunque l'obiettivo in qualche modo che si è dati. Gian Roberto con 20 anni d'anticipo ha disegnato quella che oggi è la società. Massimo la descriveva prima, no? Della platform society, dove le piattaforme digitali invadono e pervadono la nostra vita. Io credo che sia molto interessante oggi immaginare anche quale sarà il futuro. I referendum che ultimamente in qualche modo hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone ci dicono che le persone vogliono partecipare, che questa esigenza è ancora più forte anche e soprattutto in un periodo pandemico dove l'esecutivo in qualche modo ha assunto un ruolo ancora più predominante rispetto al Parlamento. E quindi quella distanza tra il cittadino e il portavoce oggi è immensa. Perché oggi non c'è la possibilità quasi neanche di poter arrivare al parlamentare, figuriamoci in qualche modo al governo. Quindi questa esigenza permarrà, continuerà ad esserci, sarà sempre più forte. Io in questi anni, soprattutto in questi ultimi mesi, sto studiando molto quali saranno le traiettorie di un futuro. Credo che oggi magari anche la forma del movimento abbia esaurito la sua forza, così come all'epoca, quando Gian Roberto immaginò il movimento al posto dei partiti, i partiti avevano esaurito la loro forza. Quindi in questo libro c'è un racconto di me da attivista e anche da ricercatrice studiosa dei processi organizzativi, e ho voluto raccontare che cos'era il movimento, ma che cos'è il movimento, per far sì che questo modello ideato da Gian Roberto rimanga in qualche modo eternato e che tutti possano in qualche modo comprendere perché ha funzionato e perché era necessario per dare voce alle persone che volevano partecipare. È un lavoro che, sono sincera, è stato anche quasi doloroso. L'ho scritto durante la gravidanza, no? Mentre aspettavo
Riccardo e Alessandro, ed è stato un modo anche per raccontare a loro quello che effettivamente milioni di persone hanno contribuito a creare. Credo che queste persone debbano avere il massimo rispetto, ed è per questo che in questi giorni sto più volte sottolineando, e colgo l'occasione, Nicola, anche adesso, di dire che secondo me il simbolo del Movimento 5 Stelle dovrebbe essere messo, utilizzato questa immagine, in una bottiglia, no? E lasciato nelle onde del mare. Perché quello che oggi viene portato avanti sotto quel simbolo non è quello che è stato deciso, non è la promessa che è stata fatta a milioni di persone. Per rispetto di quelle persone, oggi bisognerebbe lasciarlo andare. Se si vuole fare qualcos'altro, che poi vediamo non trova neanche tanto riscontro, perché la fiducia non è neanche tanta rispetto a modelli di questo tipo, però se qualcuno vuole fare altro, deve avere secondo me il coraggio di farlo, di creare qualcosa su altri principi, su altri valori, su altre caratteristiche, ma non utilizzare né la visione di Gianroberto, né il lavoro di decine di migliaia di attivisti e nella fiducia, soprattutto il patrimonio di fiducia di milioni di italiani che hanno messo una X su quel simbolo perché c'era un altro tipo di promessa. Ecco, su questo, Nicola, concludo. Grazie. Io ringrazio sia Massimo che Enrica. E adesso, prima di cedere eventualmente a qualcuno che voglia far domande ai presenti la parola, io vorrei fare ulteriori riflessioni che provengono da quanto ascoltato. Punto primo, poc'anzi Enrica faceva riferimento a percentuali, perché pur sempre noi siamo in un mondo in cui ogni tanto si vota. Ed è anche importante contarsi, perché secondo le regole della democrazia la maggioranza dovrebbe avere un certo ruolo. Ora, posto che Rousseau aveva come filosofo superato la prospettiva della maggioranza e della minoranza, perché voleva che si arrivasse a razionalità, e la razionalità doveva pertanto giungere all'unanimità, perché se qualcosa è razionale contestualmente diventa anche giusto, e noi esseri umani sulla carta dovremmo essere quelli che vanno alla ricerca della giustizia, non che cercano di produrre ingiustizia. Noi siamo stati anche una realtà sconvolgente, Massimo, e tu ci hai studiato proprio da teorico, da sociologo della politica, anche delle reti, perché noi non consideravamo affatto i cosiddetti sondaggi. Noi indicavamo la strada da seguire, che nasceva da alcune constatazioni valoriali, e poi la percorrevamo. Il sondaggio è uno strumento con cui si fotografa l'umore della realtà fissandolo a quel dato momento. Diventa uno strumento conservativo, e noi, e questo mi piacerebbe venisse ad essere oggetto di riflessione, noi siamo stati simpaticissimi, neanche simpatici, simpaticissimi agli italiani quando dicevamo pane al pane e vino al vino, fregandocene del sondaggio di turno. Ad un certo momento abbiamo subito l'infatuazione del sondaggio, perché grazie alla legge ferrea delle oligarchie qualcuno che ha fatto la scalata ha iniziato a controllare il 30%, il 40%, quindi la nostra decisione politica deve nascere da questa mediazione fra ciò che sentiamo essere giusto e i consensi. Poi poco alla volta la mediazione non c'è più stata, perché si è andati alla ricerca esclusivamente del consenso. Ma se tu vuoi fare il bello, tu a questo punto diventi un prodotto che ha necessità di pubblicità per essere veicolato e proposto e venduto. Noi non eravamo nati per essere venduti, ma al contrario eravamo nati per rovesciare la società in cui la politica è un prodotto che viene acquistato o che viene venduto a tutela di interessi. Di conseguenza rifiutavamo la subordinazione della politica al mondo della finanza, al mondo dell'economia. Noi, e badate, questi sono dei passaggi sempre di Il Grillo canta al tramonto, canta sempre al tramonto,
Noi volevamo tutelare i diritti delle persone e non i profitti degli azionisti. Noi dovevamo essere quelli che, con le leggi di bilancio, avremmo immediatamente indicato ciò che permetteva di far crescere una comunità che è fatta da persone con degli investimenti sul capitale umano, che è il capitale più importante per qualunque realtà politica. Vi faccio capire con degli esempi. A SUM, a Ivrea, io e tutti gli altri partecipanti mi sono sentito spiegare da un oncologo di origine avellinese che era stato invitato e che di recente qualcuno, non parlamentari del movimento, anche se io ho assecondato questa proposta, qualcuno aveva indicato come potenziale candidato alla presidenza della Repubblica. Ecco, questo oncologo avellinese nel 2017, se non ricordo male, ipotizzava che attraverso l'imposizione dell'obbligo per legge di una semplice procedura, la colonscopia, fatta ad una determinata età, si poteva evitare il tumore al colon in maniera così massiva e diffusa com'è. Benissimo. Il Movimento 5 Stelle, che nasce dall'esperienza di Rousseau, va al governo nel giugno del 2018, io mi aspetto che uno dei primi provvedimenti possa essere in quella direzione. Poteva anche essere quello. Noi dobbiamo permettere agli esseri umani di vivere senza dover convivere con una patologia che può essere facilmente evitata qualora si faccia prevenzione. E invece no. E mi dispiace dirlo, perché o per negligenza o perché il pressing di portatori di interesse, perché lì dove c'è una patologia c'è anche una terapia e sono tanti quelli che campano di produzione di terapie, di farmaci e così via, si è dimenticato il nostro obiettivo. Ecco, io per esempio penso che la più straordinaria rivoluzione sia stata quella di portare una forza politica nata il 4 ottobre del 2009 da altri al 25%. Quando poi siamo passati a distanza di 5 anni dal 25 al 32,7, noi abbiamo fallito. E non per una questione di legge elettorale che c'è stata fatta contro, ma perché noi dovevamo essere un virus, scusatemi, non c'è alcun riferimento dietrologico al coronavirus. Noi dicevamo che lì dove avessimo conquistato un palazzo di città e avessimo governato un comune, poi dovevamo contagiare i comuni limitrofi attraverso la proposta di modelli organizzativi e decisionali che avrebbero conquistato anche altri. Il bilancio partecipativo diventa un modello e poi viene proiettato anche nei comuni limitrofi. È avvenuto esattamente il contrario. Noi siamo stati combattuti e sconfitti perché le nostre prassi non sono state efficaci. Bisogna riconoscerlo. E io credo che la storia del movimento possa fornire tanti episodi di come la cosiddetta natura umana abbia permesso l'inquinamento e poi la corruzione di un progetto che era nato su basi solidissime perché nobilissime, perché nessuno doveva pensare alla propria personale soddisfazione, realizzazione, sistemazione e tutti quanti avremmo dovuto lavorare per un progetto appunto comunitario. E badate, comunitario in senso francescano e quindi mondiale, non su base grettamente nazionalistica. Io mi sono definito in diverse occasioni sovranista sì, ma della reciprocità. Quello che io esigo per me deve essere riconosciuto anche all'altro.
E questi sono giorni in cui stiamo vivendo una crisi internazionale, non so quanto effettivamente fondata e reale, in cui, e lo sentivo dire questa mattina da una commentatrice, da un analista di geopolitica a livello televisivo, per noi italiani la crisi è data soprattutto, se non soltanto, dall'aumento delle bollette delle fonti energetiche. Non va bene, come voi capite. Il movimento era nato anche per promuovere un'idea di pace universale che dovesse andare oltre gli scenari della contrapposizione fra blocchi. Noi invece abbiamo subito quella logica, dimenticando che eravamo nati per, appunto, per scompaginare determinati paradigmi. Qua c'è Enrica che sicuramente ricorderà un'Italia a 5 Stelle in cui, con la sua solita ironia, l'altro fondatore, il genovese, scherzando diceva: mi sono fatto fare l'esame genetico sul mio DNA ed ho scoperto che ho anche un 2% di DNA africano. Combattute che però volevano significare che noi ci salviamo o come consorzio umano in cui tutti debbono essere presenti senza che alcuno venga lasciato indietro, oppure non ci salviamo. E già semplicemente reiterare questo concetto fa capire che evocare un voto per indicare il presidente che si pone su un livello altro è uno snaturamento di quel progetto. Noi dovremmo ricordare che tutti quanti ci si dovrebbe ascoltare in una logica di reciproco rispetto, ma il rispetto ti porta anche, per esempio, se non hai alcunché da dire, a tacere, perché il pericolo che il movimento ha corso e da cui non è stato sufficientemente protetto è stato quello di farsi sommergere da verbalismo, da parole illimitate ma prive di valore e di contenuto. E quindi qualcuno alla fine ha deciso di sopprimere l'assemblea perché degenerava nell'assemblearismo. Occupy Wall Street è il modello attraverso il dibattito, il metodo ma sapientemente organizzato, si deve arrivare alla decisione coinvolgendo tutti. Siccome però si concedeva la parola anche a chi diceva parole inutilmente invano, poi il modello è stato sterilizzato. Non è andata bene quella soluzione perché poi si è realizzata di fatto un'autocrazia che io non definisco per nulla medievale o russa, perché il Medioevo è stato capace di cose brutte ma anche di cose bellissime, anche in chiave politica. Io ricordo i processi di governo ampiamente democratico realizzati dai comuni, noi siamo italiani, fecerunt commune, questa era la definizione che in chiave giuridico-politica accompagnava il nascere di alcune esperienze di autogoverno che si sottraevano all'egemonia o pontificia o imperiale per esercitare diritti di libertà e di responsabilità. Ecco, io sono convinto che ancora in Italia ci sia questa prospettiva e che vada, come posso dire, aiutata a crescere, perché noi dobbiamo combattere la cultura della rassegnazione che al contrario molti vorrebbero diffondere, perché tanto così è stato sempre e così dovrà sempre avvenire. C'è necessità di un capo, c'è necessità di un leader, c'è necessità pertanto dell'obbedienza, della disciplina di partito, quando al contrario c'è necessità soprattutto di rispetto, di ascolto e di vera democrazia che si sostanzia nella partecipazione. Per cui le reti, prima Enrica, replicando con un esempio diretto, quanto in maniera più teorica ricordato da Massimo, Enrica
ha detto qual era la bellezza del movimento. Io telefono e direttamente ho il rapporto con il portavoce che mi ascolta. Ecco, quante volte siamo stati accusati, quando ero ancora nel movimento, per questo motivo uso il pronome di prima persona plurale, quante volte siamo stati accusati di aver dimenticato i territori. Scusate la battuta, ma il mio telefono e il telefono di ogni rappresentante dei cittadini deve essere il telefono, diciamo così, è più accessibile a tutti, non dico altro, ma c'è un modo di dire poco garbato. E non sono, diciamo così, a certi mondi, però deve essere accessibile a tutti, perché tutti debbono poter avere diritto di ascolto, perché quando la tua voce viene ad essere zittita, mutata, significa che non si è più in democrazia. E badate, adesso vorrei fare anche una piccola provocazione politica, perché anche questo bisogna dire, Enrica. Io ieri ho sollecitato diversi amici di testate giornalistiche a partecipare a questo evento, perché lo reputavo importante per conoscere un'altra prospettiva sulla storia di un soggetto politico che ha rivoluzionato lo scenario italiano e che pertanto potrebbe essere tuttora foriero di grandi novità, qualora si conosca però la storia, perché se non c'è conoscenza del passato, anche l'interpretazione del presente diventa un pochino difficile e problematica. Benissimo, forse fisicamente avranno avuto impedimenti, o forse un sistema che è proprio quello stesso sistema che viene presentato da altri autori. Poc'anzi Massimo ricordava il mondo dell'accademia, dell'università. A me fa rabbia sapere che un nostro talento sia costretto ad emigrare accademicamente. Una cosa è andarci per scelta, un'altra cosa è andarci perché non c'era altra scelta. Ma lo stesso discorso è emerso, per esempio, dalla lettura dei testi di Palamara e Sallusti, anche se il protagonista è soltanto Palamara, perché abbiamo capito che in Italia far giustizia è questione di pochi. Io adesso mi taccio e se c'è qualcuno che vuol far domande, siamo qua a vostra disposizione. Non mi pare che ci siano domande, io non attendo che si rompa il ghiaccio, perché non abbiamo i rompighiaccio, non siamo nel mar glaciale artico. Io vi ringrazio per l'attenzione. Forse Massimo voleva aggiungere qualcosa. Sì, allora, su questa relazione tra movimenti e partito, perché la serie di movimenti che ho citato prima sui più importanti, più conosciuti, ma ci sono molti di più, e che noi abbiamo studiato a livello internazionale, ci dicono una cosa molto chiara. Tutti i movimenti nati, definiti net attivisti e nati con la web 2.0 dall'America all'Asia, di tutti questi movimenti che poi hanno rappresentato questa nuova forma di partecipazione attraverso le reti digitali, nessuno tranne due casi sono diventati partito, sono scomparsi e poi riappariranno in altre forme e mettendo in rete altre forme anche di rivendicazione. Quali sono i due casi? Uno è i Podemos in Spagna, nati da una separazione all'interno degli Indignados, dove una piccola parte di docenti intellettuali decise di fondare un partito che oggi si attesta intorno al 10% e che è un partito come tutti gli altri, quindi se vogliamo tradendo il sogno degli indignati di sperimentare e creare una nuova idea di democrazia. E l'altro è il Movimento 5 Stelle in Italia, che non ha creato un partito e che era l'unico esempio di un tipo di movimento che attraverso una piattaforma digitale, o meglio,
creando una piattaforma digitale, creava un nuovo sistema di governance, una nuova idea di governance basata sulla possibilità di partecipazione di ogni individuo. Quindi la storia del Movimento 5 Stelle, qua i giornalisti non sono ovviamente interessati a saperla, né gli interessa studiare, non hanno tempo, non è la storia di un movimento che usa una piattaforma, ma è una piattaforma movimento che crea un'architettura di governance distribuita, collaborativa, che proponeva un nuovo tipo di governance. Questo è estremamente importante capirlo, perché se no continuiamo a dire ah, ma il movimento, se poi non diventa partito, che cosa fa? In nessun caso questi movimenti nati alle rete sono diventati partito, solo in questi due casi, tutti e due come sappiamo come stanno andando a finire. Questo è estremamente importante, perché non stiamo più nell'epoca di fondare partiti, non stiamo nel Novecento, siamo nel terzo millennio. Io sempre racconto un piccolo aneddoto. Quando ho presentato il libro sul metattivismo a Scienze Politiche, qui a Roma 3, c'erano 500 alunni, tutti dal primo al quarto anno, di fronte a me, 500, più o meno 500 alunni. Io allora ho fatto questa domanda: quanti di voi partecipano o hanno simpatia per un partito politico? Scienze Politiche, non l'ho detto, a Ingegneria, Biologia, Medicina, hanno alzato la mano in 6. Ho ripetuto la domanda in altri contesti simili, in Portogallo, in Francia, in Brasile, in Argentina, che sono luoghi dove insegno, dove ho relazioni, il risultato è stato anche peggiore. Cioè, se noi continuiamo a insistere sull'idea di intendere la democrazia come elezioni di un leader, come partecipazione a un partito politico, noi stiamo affondando la democrazia. È il peggior servizio che possiamo fare, è l'unica possibilità. Le nuove generazioni già lo sanno e già stanno attuando in un'altra maniera. Allora, intelligenza vuole che il mondo va verso le nuove generazioni, non verso le vecchie, e quindi dovremmo far tesoro dell'esperienza del Movimento 5 Stelle, della piattaforma e di tutto quello che Enrica ci ha raccontato. Grazie Massimo. Prima di dar la parola ad Enrica, che concluderà, volevo appunto ricordare, giusto per farvi sorridere, che di recente un partito che ha un grande leader, Matteo Renzi, esultava perché alle elezioni suppletive per la Camera qui a Roma lo stesso aveva ottenuto il 13% con l'11% dei votanti, per cui veramente poche centinaia di cittadini, probabilmente mossi al voto da interessi particolari e soltanto da quelli, diventavano una percentuale altisonante in un deserto di assenza di partecipazione. Prego Enrica. Prego, senatrice Abbate. Forse deve andare la senatrice. Mi sentite? No. Non so. Allora. Ecco, ti sentiamo. Va bene così. Innanzitutto buongiorno a tutti. Sono arrivata in ritardo perché abbiamo avuto le votazioni in aula, quindi non l'ho potuta sentire. Però dalle ultime battute che lei ha detto, a me sembra che proprio questa piattaforma che ha creato il movimento e quindi questa possibilità di dare a tutti, anche alle nuove generazioni, la gestione del proprio paese, della politica del proprio paese, ha fatto paura. E probabilmente ha fatto paura anche per quelle ragioni di cui diceva Nicola. Io non ho avuto la fortuna di incontrare Gianroberto Casaleggio, però diciamo, ecco, percepisco che lui era un profondo conoscitore dell'animo umano, così come ha richiamato Nicola, perché mettendo le due regole, limite del doppio mandato e restituzione, aveva arginato quelle che sono le velleità e quindi la tentazione di far emergere la natura umana. Il mio pediatra dice sempre che prima o poi, il pediatra dei miei figli, ho tre figli, diceva sempre la natura, prima o poi la natura umana viene fuori, e noi lo stiamo sperimentando. Però dicevo, ha fatto paura questa partecipazione attraverso una piattaforma che ha creato il movimento, e io ci credo perché io l'ho vissuta nella mia esperienza.
Io non avrei mai potuto raggiungere le persone che ho raggiunto, le realtà che ho raggiunto, stando dove vivo, stando a casa mia, perché impegnata con il lavoro e con i figli. Quindi attraverso la piattaforma io ho raggiunto determinate persone e realtà. E quindi diceva, ha fatto paura anche a chi apparteneva al Movimento 5 Stelle. E questo mi dispiace profondamente. Quindi c'è stato non solo, diciamo, una limitazione a quella che era l'espressione della democrazia che si concretizzava in quel modo, ma si è cominciato a navigare contro. Con quale risultato? E io lo vivo, diciamo, nel mio piccolo impegno, o grande che sia, perché siamo in un palazzo dove la democrazia dovrebbe essere grande, ma non lo è in questo momento. Lo vivo perché le conquiste, cioè, ha avuto una ricaduta. Io sto notando, ahimè, che le conquiste che si erano avute negli ultimi 20 anni, ma anche a livello legislativo, anche a livello in qualsiasi campo, in questo momento sono minate. E quindi si sta cercando di riportare indietro nel tempo la situazione politica e sociale a prima della nascita del Movimento 5 Stelle, e quindi c'è questo attacco interno ed esterno al Movimento 5 Stelle, perché devono farlo crollare come esperimento, come esperienza. Perché io dico sempre, hanno fallito gli uomini, non è fallito il progetto è ancora lì. Se noi siamo a questo punto è perché c'è stato un fallimento di scelte e di uomini che hanno fatto determinate scelte. E quindi la cosa più pericolosa e che mi inquieta è che ci sono delle scelte che in questo momento stanno annullando tutte le conquiste che noi abbiamo fatto. Non voglio andare indietro, ma negli ultimi 20 anni, Nicola. E questo io lo vedo in qualsiasi attività, in qualsiasi provvedimento che in questo momento si sta attuando. Quindi la necessità di ritornare su questo progetto, di ritornare su questo esperimento che era studiato a livello mondiale, e continuare, se ci sono, e parlo, non parlo di poltrone, di ritornare a livello territoriale. Io sono una che il territorio non l'ha mai abbandonato, perché grazie a questa piattaforma noi da semplici attivisti siamo arrivati, creando rete a livello nazionale, a fermare le multinazionali. Io vengo dalla Calabria, a fermare le multinazionali del petrolio. Quindi abbiamo lottato grazie a questo sistema, grazie a questa rete, con dei colossi, quando noi sostanzialmente, fra virgolette, non eravamo nessuno come realtà, come massa critica e quant'altro. E quindi ecco, io al di là di quelle che sono le posizioni personali che in questo momento ognuno di noi può avere o che stiamo vedendo che altri hanno, a me dispiacerebbe proprio abbandonare questo progetto, perché è un progetto all'avanguardia, ancora una volta all'avanguardia. Io sono una conservatrice, entro in un progetto all'avanguardia, i miei figli sono rimasti scioccati, che darà spazio alle generazioni future. Quindi questa proiezione è importantissima. Se non lo vogliamo fare per noi, facciamolo per le generazioni future. Io vi ringrazio, mi dispiace che mi sono persa un po' di passaggi e chiedo scusa se ho detto qualcosa di non esatto. Grazie. Grazie alla senatrice Abate, perché penso che le sue parole siano state capaci di toccarci tutti nel profondo, perché è un grido disperato d'aiuto, restituiteci una speranza in cui tanti avevano creduto. Non penso che le tue parole, Silvana, siano state assolutamente fuori luogo, anzi. Do la parola ad Enrica, perché credo che sia anche giusto permetterle di concludere questa giornata. Grazie Nicola, mi collego proprio al concetto anche che tu dicevi di speranza, affinché questa speranza non rimanga tale, ma diventi concretezza. Questo libro, come dicevo, racconta tutto quello che è stato, ma che può ancora essere. È stato così innovativo questo modello da cambiare la storia del nostro paese, e lo ha fatto con una rivoluzione culturale ma anche umana, perché ognuno di noi comunque ha dovuto lavorare per superare anche i propri limiti e per rilanciare ogni giorno standard anche etici e morali che hanno reso quella comunità una comunità totalmente diversa, unica.
Io ci credo profondamente in questo libro, per questo ho voluto come dire, fare una sorta di racconto dell'esperienza da attivista, ma anche della mia visione da studiosa, e ho voluto anche necessariamente fare trasparenza su quello che è accaduto davvero tra il movimento e Rousseau, come è nato un amore e come è finito, dico ironicamente, perché è giusto che sia così. È stato un momento di crisi e da queste crisi possono nascere nuove opportunità nelle quali io credo. Le nuove generazioni pensano in modo diverso, ma hanno la stessa esigenza. No, Beppe ha sempre fatto una battuta: noi non abbiamo bisogno di mail, noi abbiamo bisogno di comunicare. Ecco, le persone hanno bisogno di partecipare, e al di là della forma che la piattaforma Rousseau, l'esperienza Rousseau assumerà nel futuro, la sua missione sarà sempre quella di dare spazio alle persone, non perché possano parlare, ma perché possano avere voce in capitolo, le cui decisioni possano avere impatto nella realtà, affinché la speranza, concludo, non rimanga tale, ma sia concreta e disegni nuove traiettorie del futuro di cui saremo protagonisti. Grazie. Grazie a tutti quanti voi.